Allora, cazzo però, eh. Ok. E un po' di musica la vorrei. Va bene. Iniziamo. Pare interessante, Az. Vivarium Controls. Ma c'è scenario e free play. Io direi facciamo scenario e cominciamo a farci tutorial. Invio or click. Va bene. Per aumentare la velocità, va benissimo. Madonna, i comandi sono strani. Scenario completed, ok, next. Che devo togliere l'alga. E lo pianto qua. Allora, la parte più alta dice. Non ho capito. All'altro tasto forse. Così. Ah, è per, cioè, tagliare solo la cima, non so come si dice. Posso tagliare le foglie. Perché ho bisogno di un nuovo monitor? Aspetta, non ho capito. Ah, devo tenere premuto control.
Com'è che si fa così? No, è che è un po' confuso il gioco. Non credo che sia colpa del monitor. Che devo fare? Indovina di cos'altro no, hanno fatto gli autori. Scegliere uno che mi piace, vediamo. Tipo questo, poi faccio. Questi sono i bordi. Facciamo così. Boh, sì, ok. Ground type. Così, ambient color. Ah, facciamo così. Ah, ok. Il tipo dell'acqua. Madonna, che palle sti messaggi. No, è quello che ha fatto quello degli acquari orribile. Inventario. Ma se io volessi. No, così lo giro, non lo allargo. Così lo allargo. Posso comprare le rocce. Posso anche scegliere il colore, bello. Com'è che devo fare? Rotate. Ok, poi scale up. Perfetto. Aspettare che si riempia di muschio, di alghe, vabbè. E poi erbicida. Mi sono dimenticato come si fa. Left. No, allora. Minchia, non si capisce niente. Allora, prendiamo l'erbicida. Sta facendo quello che vorrei. Che vuol dire raggiungi il livello 2? Io ce l'avevo. Ah no!
Allora, ricominciamo lo scenario da capo. Compriamo la roccia. L'avevo fatto. Ok, dai, ruota, vai più grande, aspetta che si riempia di muschio. Quando si è riempita di muschio ti compri Squeardown Herbicide, fai bye. Allora, così, no, sinistro. Ma a me non sembra proprio. Ma vaffanculo. Cioè, vabbè, ok. E poi la pitturiamo di un colore. Ok. Ah, e poi la devo vendere, no? No? Bene. Per decorare i sassi. Ok. Cioè, praticamente sto pure competendo nelle leaderboard. Cioè, il world record di questo livello è 30 secondi, ma chi cazzo. Che io sappia, no, si occupa solo di cose vegetali. È una teca per piante. Anch'io preferirei le formiche. Però ci sono vermi, tipo. Cosa sono? Sono scimmie di mare, probabilmente. Vabbè. Seleziona un animale. Forse da qua. Ok, come faccio? Ok. Ma tipo per creare altre famiglie, ma per. Non ho capito che animali sono comunque. Family. Entel Kakmaru. Scimmie di mare non sono i marinai cerebrolesi, no. Calabresi, perdon. Perché ultimamente vengono memati con le scimmie calabresi, non lo so, non lo sapevo neanche. Oltre a scimmie, ora sono anche cerebrolesi. Va bene, cos'è che devo fare? Pesticida per evitare che arrivi. Ok. Perché praticamente così si li ho ammazzati. Non ho capito. Ah, ok, le piante mutano. Poi posso tagliargli la foglia per creare un'altra specie. Allora,
Sembra un po' meno stupido di quello dell'acquario. Non che mi stia catturando, però. Sotto le piante, dice. Sul seme? Quale seme? Alcun seme. Trovato. Ok, ho visto il seme cadere, perfetto. Questa è una pianta mutante, quindi. Quelli dovrebbero essere gamberetti minuscoli, non mi chiedere come si chiamano. Tipo plankton. Fanno parte del plankton, quello sono sicuro. I click mi sembrano un po' imprecisi. No, è che non avevo capito dove cliccare, mi sa. Allora, ok, dobbiamo scoprire specie nuove. La chiamiamo così, va benissimo. Quindi aspettare che muta, poi taglio la pianta. E poi? No, non ho capito. Non ho capito. Mi sa che ricomincio lo scenario da capo. Perché c'è qualcosa che non va, non ho capito. Discovering species. Allora. Pianta. Accelera. Aspetta che muta. Taglia ah, ho sbagliato. Quindi così faccio le ricerche. Ah, e scopro nuove specie di piante. Ok, seleziona animale. In che senso? Dov'è Discover? Forse qua al Panacco. Ah,
Ah, ok. Sta diventando complicato. Devo scoprire una specie di verme nell'almanacco. Così. Buonanotte. Una lumaca cartoon. Cos'è tutta sta roba e cosa devo fare? Mi faccio scoprire una nuova specie. Seleziono quest'altro. Ok, forse devo analizzarli tutti. Magari se faccio così. Comunque è già fin troppo complicato per i miei gusti. Ma vaffanculo, questo. Ok. La classica cosa del pulire la cosa. Devo alzare o abbassare? Così. Devo mettere il filtro. Aspetta che si pulisca l'acqua. Qual è il pulsante del filtro? Questo. Ah, bello. Però aumentare il pH. Cos'è Ground Pick? C'è fin troppa roba da imparare. No, lo sto praticamente rifacendo quello che ho fatto prima. Cioè, potrebbe anche essere interessante tutta sta roba, eh. C'è qualche achievement, tipo. Sì, se fai crescere un fiore. Quindi, va bene, store e genoma. Taglia il coso mutato, mettilo qua, ricerca il coso mutato. Beh, immagino che per qualsiasi sia il nome di una persona che
studia le piante, questo gioco sia bello. Ok. Non ho capito che devo fare. Devo trovare la differenza nei genomi. Tipo, aggiungiamo un marker. Piantiamo la pianta. Devo prendere il polline. Questo è il polline. Questo è il polline. Fammi capire, devo prendere il polline da una pianta all'altra? Non ho letto come si fa. Non ho letto di nuovo. Così. Allora, ah, così. Così. È morta. Non ho mica capito. Allora, right button, pollen brush. Vabbè, ah, ok, devo farlo sulla pianta nuova. Il piantologo, sì. Pesticida sull'acqua, ok. Pesticida nell'acqua. Scusami. Devo uccidere le piante. Ma come 80? Sono un sacco di piante. Devo uccidere tutte le... Ah, devo aspettare, ok. Tipo così. Poi devo ricercare. Entrambe avevano i fiori. Devo fare? Sì, poi devo trovare la differenza di codice genetico, lo marco di rosso, ho finito lo scenario. Allora, parliamone. Come faccio a uscire? Cioè io sono arrivato qua. Perché ho fatto i tutorial basics, sto facendo gli advanced, poi ci sono gli expert e poi ci sono. Ok, non sembrano tantissimi, ce la posso fare. Almeno a finire i tutorial. Sì.
amebe. Queste. Aspettare che le spugne emergano. Ok, devo piantarla sott'acqua, poi aspettiamo che cresce. Aspettiamo che emerga una nuova specie. Ma in che senso? Quant'è che devo aspettare? Non è normale sta cosa. Invece sì, ok. Devo piantare anche questa. Devo aspettare che scava una nuova specie. Ma aiuto. A spostare l'acqua, ok. Sì, creo questa specie qui. C'è da aspettare parecchio in sto gioco. È un gioco di pazienza e non mi pare che tu ne stia applicando. Più che altro sto cercando di fare i tutorial. Ma scusa, al massimo della speed che ci metta così tanto non è troppo normale, secondo me. Ok, ce l'ha fatta. Devo selezionare il crostaceo per creare una nuova famiglia. Questi. Questo. Ah. Ok, così. Giusto. Poi. Ormone della crescita. C'è qua. Ok. Adesso dobbiamo aspettare che emergano nuove specie. Sì, sicuramente coltivare le piante è noioso. Piante e quant'altro, cioè non sono solo le piante. Le piante sono più veloci paradossalmente. Mi fa solo strano che ci sia da aspettare veramente così tanto. Ok, che l'evoluzione deve fare il suo corso, però. Capito, però praticamente tipo vivono ognuno in un coso diverso. Però mi sembra veramente tanto da aspettare.
No, l'interfaccia la rivoglio. Z, ok. Quindi vediamo un po'. Proseguire. Boh. Magari sono io che non ho pazienza. Dovrebbe uscire una nuova specie a un certo punto. Finora è andata così. Non me lo spiego, però. Richiede troppo. Cazzo, sì, è un tutorial, non è che. Qua non sta succedendo nulla, mi continua a dire aspettare. Magari non ho sbagliato a modificare il livello dell'acqua. Quindi la sto pagando per quella, per quello. Ok, forse è quello che ho sbagliato. Sbloccato un achievement perché ho sbloccato i pesci. Seleziona un animale raro per creare una famiglia. Tipo così. Ok, sto imparando. Piantiamo la pianta. Aspettiamo che la pianta cresca. Devo tagliare una foglia rara. Piantiamo la foglia rara. È uscito un forziere. E quindi noi compriamo la chiave per il forse. Ha tutto molta lo molto logico. Cos'è che. Vabbè. Cosa devo fare? Reward stand. Del tutorial. Aspetta, a che punto sono? Sono arrivato alla genetica, che sono altri due tutorial. Credo che mi fermerò qui. Non penso di volermi addentrare fino nella genetica. Stato più che abbastanza quello che ho visto. Cioè, 40 minuti mi sembra di non aver fatto nulla. Poi, appunto, se sei appassionato di piante. Ben venga. Peccato, ti stavo appassionando. Davvero, vuoi che continuo? Ne ho un altro che sembra un attimino più coinvolgente. Sembrava un bel gioco. Allora, diciamo che è un gioco adatto a chi vuole creare organismi unicellulari e ecosistemi complessi. Acquario terrario tramite regole di. Allora, non è brutto, è macchinoso per i miei gusti e non è una tematica che mi appassiona. Però
Però nel caso non sarò io a impedirvi di comprarlo. Quant'è che costa? 5,62 euro attualmente. Posso uscire? No, ma perché ste risoluzioni da medioevo? Ok. Attiamo questa. A me la risoluzione sembra che sia cambiata, però ok. Infatti potrei usare il controller. Come time left? Ah, per comprare. Vabbè. Non so se andrebbe giocato col controller, in effetti. Mi sa che viene meglio col mouse, comunque ok. Direi che ci siamo. Non ho capito dove vedo l'energia. Vabbè, l'ho finita comunque. Ah, questo qua aggiunge energia. Così posso attaccare ancora. Ok. Seleziona quattro spazi, tipo. Sta tutto nell'inventario. Devo scegliere tre oggetti. Magari aspetta, ma lo posso usare anche senza un'arma forse. Beh, nel dubbio prendiamo questo e questo. Così cambio piano. Siamo ancora al tutorial, mi sa. Ah, cazzo, non c'entra la mia roba. Cioè, nello zaino. Potrei buttare lo scudo. Ok, qua c'è un combattimento, quindi
io attaccherei. Niente, non me lo fa usare questo, perché non ho con cosa spararlo io, probabilmente. Poi mangio, ho liberato spazio. Questa invece la posso tirare senza bisogno. Questo tra l'altro mi aggiunge il bicchiere vuoto che lo posso lanciare, ok. Non ho abbastanza energia. Ok. Ha tutto molto senso, devo dire. Chiaramente mi danno armi sempre più lunghe. Non ho capito questo bordo che mi fa. Oddio, ci sono pure le cose che si mettono in diagonale. No, questo lo mettiamo qua. Questa magari la prendiamo. Ma non ho capito se lo metto qua sopra. Ah, lì li scambio, ok. Ah, se c'è. Ok. Quindi fa male però se. Cioè fa meno male se è adiacente a un altro. Un altro oggetto idrato del dottore. E questo? Però non ho come farlo entrare. Però mi segna che non lo posso usare, quindi non dovrei prenderlo. Questo ovviamente. Ah no, mi entra. Ah, ne posso prendere solo tre a scelta, giusto. Beh, oddio. Questi me li posso anche riprendere. Immagino che non posso. No, una volta che ho mollato la situazione. Non posso più riprenderli. Quindi. Ah! Merda! Questa conta come un'arma, non lo sapevo mica. Cosa? Non ho capito dove si vede la mia energia. Forse è questa? No. Allora, questo qua non lo voglio. Occupa solo uno, ok. Ah, questo funziona per gli spazi che ha sopra. Problema, quindi se lo metto qua.
Per ogni spazio sopra, ma compresi quelli non utilizzati. Cioè, compresi quelli utilizzati, volevo dire. Sì. Questo non ho idea di cosa sia, credo che lascerò stare. Questo qua si rigenera. Ah, oh no, allora questo qua è quello che faranno, perfetto, quindi mi conviene. Che palle, adesso ha 102 armi, porca troia. Me la sono studiata male. Io praticamente sto mangiando ogni turno, però probabilmente se non mangio va bene uguale, finché riesco a bloccarmi più di quanto danno prendo. Sì. Ah, massimo 3. Allora, sì. Questo lo mettiamo qui. Sto pensando che me la tengo a fare la... No, questa qua mi serve per far male a tutti i nemici. Tipo... Fa 4 danni a tutti i nemici e questo fa 7 danni. Ok, però si può fare. Se lo mettiamo qua. Ok, questo è meglio della spada, quindi io la spada la toglierei, mi prendo questo. È pure più piccolo. Questa qua posso usarla per sparare. Su ogni colonna sotto. Quindi devo pure metterle in un certo ordine. E questo spara frecce che io non ne ho. La chiave la prenderei perché non si sa mai. Posso prendere un altro oggetto, aggiunge energia, aggiunge fortuna. Rallenta i nemici, indebolisce i nemici. Quasi quasi mi prendo il vaso. Questo non so cos'è, lo prendo. No, la musica con Monkey Island non ce la vedo. Ci ho fatto caso. Giusto. Mi dice pure che tipo di nemici ci sono. Voglio fare 4 danni a tutti o 7 danni a uno. Questo si parerà al prossimo turno. Dovrei provare a cominciare a...
Boh, io sta cosa dei fiori per esempio non è che l'ho capita, ma ok. Cioè. Ok, ogni turno la. L'armor va via. No, con questo mi brucio. Boh, proviamo. Male. Però. Prenderò dei danni, ma va bene. Mi faccio 6 di danno. Non è abbastanza, così è abbastanza. Interessante comunque. Perché praticamente tu mangiando non ti curi la vita, ti curi la vita in dei punti specifici dello scenario a quanto pare. Buonanotte. Ok, questo sembra interessante. Se no posso prendere questo che mi forse è meglio. Questo assolutamente no. Tanto poi posso tornare indietro, immagino. Mi farà 14 di danno. Ah, serve il mana. Cos'è Scratch? Ah, per attaccarlo senza usare. Ah, l'energia è questa, porca troia. Cos'è che sta per fare? Summon an enemy, no. Non ho capito nemmeno a che serve rallentarlo. Problema. Vabbè, si rigenera. No, non è un grosso problema. Se continua a insistere. Prossimo turno scappa, pazienza. Questo aggiunge 7, questo aggiunge. Potenzia anche le armi a quanto pare.
Cibo disgustoso, mamma mia, ok. Cos'è questo? Spada al plasma? Ogni volta che la uso potenzio. Sto cominciando a pensare di cambiare strategia del tipo. Uso questa per potenziare questo. E questa la scarto perché alla fine neanche la sto usando. Sì, mi sembra buono. Cos'è un mimic? Perfetto. Mi farà 11 di danno. Ma se io faccio così, mi paro 11. Quindi poi uso questa. E poi questa. E sono un bel po' di danni. Tra l'altro questa qua non lo sto manco utilizzando. Non sembra affatto male. Questo non so manco a che serve, quindi lasciamo stare. Ok, mi posso curare. Posso anche iniziare una battaglia. No, direi che mi aumento gli HP massimi. C'è pure una forgia. Ok, soldi. Oddio, si muove. Quindi non posso prendermi tutto il tempo che voglio. Non sono convintissimo. Posso uscire? Questo è tipo il boss, lo potrei anche oltrepassare. Beh, perché dovrei combattermi il boss se posso oltrepassarlo? Questo è il finale, ok. Quindi, niente, la devo combattere per forza. 105, perfetto, è un boss degno di questo nome. Evocherà delle cose, va bene. Siamo questo. Aggiungiamo veleno. No, questo no. Penso che berrò il caffè. Vabbè, lanciamo tutto quello che abbiamo. Slow. Ok. Ho tolto metà vita già. Al prossimo turno ci avvelena. Se gli tiro questo ho vinto. Non mi devo preoccupare di tutto il resto e questi scappano. Che va anche
anche bene. Beh, posso livellare così. Cosa mi danno? Oh! Quindi potrei metterlo... lo metto qua che mi potenzia le due. Beh, figa sta roba. Ok. Ah, non posso prenderne altri. Mi piace questa cosa. Credo che me la farò bastare. Chest healer. Vabbè. Un'altra chiave. Non mi sembra una gran... Penso che rimarrò così. Ah. Così. Deep Cave. Penso che Deep Cave sia più semplice. Forse è meglio questo. Ok. È stato gratis. Mercante, forgia. Il dungeon sta collassando lì. Minchia. Questo ruba. E questo qua blocca quello che c'è di... problema. E questo costa zero. Buono. Cioè già mi stanno spaccando. Pure. Giustamente, chiaramente, visto che l'inventario... è il punto focale del gioco, ok. Quindi... faranno 18 di danni così.
subito sorpreso da un forse. Ma dai. Quindi mi ha disabilitato i cazzo di stivali. E che palle, che schifo. Se decido di non mettermelo in inventario, devo prendere danno, che ha senso. Che palle. Quindi 13. Non rischiamo. No, ho sbagliato, 13 è... A quanto si para, ok. Che cazzo è questo? Cazzo, occupa troppo spazio, se no lo prenderei anche. Ah, ecco come si fa. Beh, potrei rirollare, sì. Direi che è decisamente meglio quello che ho. Potrei prendere questa per mancanza di alternative. Questo. Immagino che se passo di qua una volta, poi non posso tornare indietro. Dovrei provare. Oppure ci posso passare una volta sola, quindi posso prendere o l'oro. Proviamo a prendere. È perfetto, è una scelta oppure l'altra, simpatico. Non me la sento di comprare. Qui c'ho del pericolo. Non penso che durerò ancora a lungo. Ah, quello è il mio inventario, ok. Ma io ce l'ho una chiave. Nice. No, l'avevo già vista, no. Perché no? Ok. Ma se io facessi tipo... Allora, così è 14. Così è 14. Perfetto. Quindi quelli elettrici li posso connettere. Figata. Qui c'è un combattimento, lo devo fare per forza. Ma forse posso forgiare qualcosa? Come no? Non so cosa fa Hast. Vediamo. Ah!
Allora, questo mi genera nemici. Rigenera, mi attacco. Allora, devo pararmi per 22, idealmente. 25, va bene. Che stronzo. Devo prendere due e non posso buttare qualcosa che ho. Oddio, lo posso piazzare sopra. Facciamo così, metto qua. Che casino. Mi faranno parecchio male. Ovviamente lo schiva. Io non capisco a che serve lo slow. Però non ho faticato a capire come funziona. Weak. Si faccia riorganizza tipo così. Ha fin troppo senso sta cosa. Bene, sto per perdere perché non ho idea di come sbarazzarmi di tutta questa melma verde. Avrei dovuto usare lo scratch. Ma dai. No, cazzo, ho sbagliato. Vabbè. Potrei fare il retry, però. Immagino che ricominci una run da capo. Questo è ancora in Early Access.